Dal libro di Cielo, volume 3, 5 gennaio 1900. Solo il peccato può ferire e dare morte all'anima. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono sentita uscire fuori di me stessa. Ed ho trovato l'onorabile Gesù mio, ma oh quanto mi vedevo piena di peccati innanzi alla sua presenza. Nel mio interno mi sentivo un forte desiderio di fare la mia confessione al nostro Signore, quindi a lui rivolgendomi ho cominciato a dire le mie colpe. E Gesù mi ascoltava, quando finendo di dire, rivolgendosi a me con un volto pieno di mestizia, mi ha detto: figlia mia, il peccato è un abbraccio velenoso e mortifero all'anima, non solo, ma pure a tutte le virtù che nell'anima si trovano, se è grave. Se poi è veniale, è un abbraccio feritore che rende l'anima debole e inferma, ed insieme con essa si infermano le virtù che aveva acquistato. Che arma micidiale del peccato, solo il peccato può ferire e dare morte all'anima. Nessun'altra cosa può conoscerla, nessun'altra cosa la rende innanzi a me opprobriosa, odiosa che il solo peccato. Mentre dicevo ciò, io comprendevo la bruttezza del peccato e sentivo una tale pena che non so neppure scriverla. E Gesù, vedendomi tutta compenetrata, ha alzato la benedetta destra ed ha pronunziato le parole dell'assoluzione. Dopo ha assoluto. Come il peccato ferisce la morte all'anima, così il sacramento della confessione dà la vita e la risana dalle ferite e restituisce il vigore alla virtù. E questo più o meno, secondo la disposizione dell'anima, così opera la virtù del sacramento. Mi pareva che l'anima mia avesse ricevuto una nuova vita, non scorgevo più quel fastidio di prima, dopo che Gesù mi diede la soluzione. Sia sempre ringraziato e glorificato il Signore. Bene amici, questo bellissimo brano è parso molto opportuno e molto adatto alla ricorrenza che stiamo celebrando, perché ovviamente con il dovuto rispetto al punto di distanza nei confronti del nostro Signore, riecheggia un po' le cose che ho detto nella mia omelia, proprio della solennità dell'assoluzione durante la messa proprio della sera che abbiamo appena trascorso. È evidente che tutta la liturgia della messa appunto vigiliare dell'assunta tende verso la pagina evangelica, dove Gesù, mi chiedono quando lo vogliono per il greco che l'ha portato, e il Signore lo ha mandato, dice: no, sono beati coloro che ascoltano la parola di Dio in tutte le pratiche, cioè quelli che fanno la divina volontà, cioè quelli che stanno lontani dal peccato. E tutta la grandezza di Maria Santissima, anche l'onore che ha avuto di essere la madre di Dio, nonché di essere assunta in cielo, dipende come prima cosa dall'assenza in lei di ogni peccato originale e attuale. Sappiamo dagli scritti di Luisa che per ottenere la grazia straordinaria dell'incarnazione questo non sarebbe stato sufficiente, ci voleva anche il dono della divina volontà, però pur non essendo sufficiente, in ogni caso sarebbe stato necessario, indispensabile. Quindi perché la Madonna non è morta, non è passata attraverso la corruzione del sepolcro, diceva con la bolla di canonizzazione? Perché lei peccato non c'era, non c'era questo abbraccio velenoso e mortifero, come lo ha definito Gesù. Ed è importante, che Gesù fa un po' di catechismo, quindi la distinzione tra peccato veniale e peccato mortale, che la Chiesa ha sempre insegnato,
di debolezza e di infermità, sia dell'anima generale, sia delle virtù che aveva acquistato. E attenzione, come stasera ho lanciato qualche provocazione, spero che la batta, ma comunque provocazione, quante non mi dire, no? Di che cosa abbiamo paura? Tra l'altro, io dopo anche questo titolo lo metto questa sera. Di che cosa abbiamo paura veramente? Perché come ben sappiamo, gira ancora il terrorismo del terrore di perdere la salute, di perdere la vita corporale, perché nessuno vuole avere la salute e la vita corporale, sono dei beni preziosi e che se il Signore ci ritorna vanno certamente curati e custoditi. Sono beni preziosi, ma sono i beni sommi, sono i beni assoluti. Cosa dice il Vangelo? Non temete quelli che uccidono il corpo, insieme al corpo a potere di far vedere la loro gente. Qui, in altri termini, ma nel concetto lo stesso, Gesù dice nessun'altra cosa può nascere, può conoscere l'anima, nessun'altra cosa la rende innanzi a me un proprioso e giusto che il solo peccato. Attenzione a questa espressione, nessun'altra cosa può conoscere, non c'è niente che ci può fare, niente. Se non c'è niente che ci può conoscere realmente, significa che al di fuori del peccato non dobbiamo avere nessun altro tipo di paura, di niente. Paura di niente, eh? Quando è niente, niente, tu dici nessun'altra cosa lo conosce, non ma forse. Quindi questo è un primo spunto, un'ulteriore sollecitazione dopo venire per farsi un buon esame di coscienza. Dicevo che lei non ci crede veramente che l'unica causa di tutti quanti i mali è il peccato, che noi moriamo a causa del peccato, che le malattie ci stanno in giro a causa del peccato. Questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, e lo insegna tuttora, e lo insegna per sempre, perché non si tratta di cose che possono cambiare nel corso del tempo. La domanda un po' retorica, perché quello che si vede in giro, quello che si percepisce in giro non è questo, però qui siamo nei primi volumi, vedete come Gesù nei primi volumi istruisce Luisa sulla via, come dire, ascetica e di santificazione classica. Non si può nemmeno parlare di divino, cioè come fai a parlare di divina volontà se esiste ancora il peccato volontario nell'anima, no? Queste cose devono cadere, diciamo, nel dimenticatoio. Il peccato volontario non deve albergare un'anima che desideri di vivere nella divina volontà, non salvo che disgrazia, un incidente, una tentazione troppo forte, ma certamente deve essere un qualche cosa di non abituale, di estraneo alla vita dell'anima. Ecco, e poi Gesù, nella seconda parte, elogia il valore della confessione, anche qui brevemente, io volevo evidenziare un punto, il peccato ferisce la morte all'anima, il sacramento della confessione risana e dà la vita, attenzione però a quello che dice, questo più o meno secondo le disposizioni dell'anima, che significa? Significa la disposizione dell'anima, significa come l'anima usa e quindi celebra il sacramento della confessione. Questo è un discorso articolato, ma questo vale per ogni sacramento, come ho già detto qualche altra volta, perché chi mi segue da un po' di tempo, da qualche anno, queste cose le ho già sentite, però ripeterle sempre bene. Discendo un sacramento è una delle cose più grandi che ci possa essere, evidentemente una delle cose più importanti, cui dobbiamo fare la massima attenzione. Però quanto ci santifica un sacramento? Per quanto sta nel sacramento, cioè, immaginate, uno
diventiamo subito santi, non facciamo la comunione, c'è qualcosa che non funziona nell'ostia. No, c'è qualcosa che non funziona in noi, perché la comunione ti santifica tanto quanto tu sei ben disposto a riceverla, le disposizioni interiore. Questa cosa tecnicamente si chiama, per chi insomma vuole approfondire, la fruttuosità di un sacramento. No, come fare un incontro del catechismo che abbiamo avuto a mezzanotte della vecchia dell'assunto, quindi parleremo in altri sedi. Però la fruttuosità del sacramento è questo, cioè il sacramento è valido se è celebrato secondo le norme della Chiesa, e veramente nella Chiesa, tra quelli che sono tutti validi, è lecito, e quindi se viene celebrato, per carità, stando in grazia, la messa, il sacerdote la celebra lecitamente, se sta in grazia di Dio, può fare la comunione lecitamente se non sta in peccato, perché non sta in peccato, non si può parlare dei frutti del sacramento, perché solo ricevere la comunione e fare il peccato più grave che esiste al mondo, no? Quindi il sacramento è lecito, ma quanti frutti produce? Tanti quante sono le disposizioni di chi lo riceve. Per la confessione, conta con la comunione quanto spesso la si riceve e come la si riceve. Per la confessione in particolare, l'atto più importante della confessione non è la confessione, anche se anche la confessione è occupata bene, ma è la contrizione. Ricordo sempre quando parlo di questo momento Santa Gemma, che si andava a confessare una settimana, quello piangeva con una bambina. E dopo che è morta, il confessore disse che confessava solo imperfezioni, quindi non peccati, e quasi tutti involontari. Però piangeva con una bambina. E piangeva non perché era depressa, o perché non accettava di essere peccatrice, o perché c'era di scrupoli, ma piangeva mossa dall'amore di carità, cioè sapendo che anche una piccola imperfezione dispiace al Signore. È chiaro che se uno si confessa così, certo conta anche non poco quello che si dice in confessione, non solo quello che si dice, è stata troppo complicata, quello che si dice e come lo si dice. Quindi stasera stiamo guidando lo sala di Giugoli, no? Io non dimenticherò mai, ero ancora i primi anni di seminario, ero ancora a Roma, non ricordo come se fosse ieri, che fu ciò che mi portò a fare la prima confessione generale, non ce l'avevo mai pensato, io tutto quanto ho autodidatta, tutte le cose che adesso le ho imparate da sole, e poi io quello che ho imparato, ho visto quello che era. Adesso un messaggio di Međugorje che diceva così, sicuramente ci sta in giro. Confessate anche, confessate anche le più piccole colpe che avete commesso e che ricordate, perché di ciascuno di essi soffrire davanti a Dio. Quindi, questo non vuol dire, io vi parlo dall'esperienza di confessore, no? Cioè, la confessione non è che per farla bene uno deve stare a sciorinare una valanga di peccati, tipo lista della spesa, che poi non ci crede manco neanche tanto la venire commesso. Forse ho fatto questo, forse ho fatto quest'altro, forse devo fare mezz'ora a dire una montagna di cose. No. Può darsi che uno dica tre o quattro, ma dette bene, proprio, cioè di cose che proprio visto che capisce, insomma, che ha dato loro al Signore, che la professione è meravigliosa. È una persona ispirata, insomma, ma una bella confessione nuda certamente è una cosa lodevole, però anche qui quello che si dice, ripeto, è come lo si dice e anche perché lo si dice, cioè da questa parte uno si accorge benissimo, percepisce, lo dico per avere esperienza, se sta confessando, lo sta facendo bene, ma non ha problema di merito di essere.
l'accezione fruttuosa dei sacramenti. Questo mettiamocelo bene a testa, non date retta a nessuno che dica altro. In caso di necessità, come ben sappiamo, Gesù opera attraverso i sacramenti, ma non è legato da essi, può legare opera attraverso le 100 miliardi di uomini. Negli scritti stessi dice che stare fusi con la divina volontà è più che fare la comunione, perché se stai fusi con la divina volontà H24, la comunione sappiamo bene che la presenza reale di Gesù dura 15 minuti, la sua presenza reale. Però non dimentichiamo che la base sono me. La prima cosa è intanto andarci e celebrare. Questo uno sta aspettando che mi fa bene. Però non a concepire, ormai non ho messa tutti i giorni, perché confesso una volta al mese, una volta a settimana, ho finito. No. D'accordo. Bisogna crescere, una volta che uno ha acquisito l'abito di celebrare i sacramenti, deve lavorare sulla come, quindi cercare di fare in modo, di fare una sempre meglio risposta, perché quei sacramenti possono spiegare tutta la potenza, santificante che c'ha, perché altrimenti se tu sei disposto poco, dici no, cioè è come se tu ci avessi una donazione di 1 milione, supponiamo che 1 milione fosse in lingotti d'oro, quanti lingotti d'oro sono 1 milione di euro? Abbastanza, insomma, no? Che c'è una stanza dei 20 metri quadri, 20 minuti quadri, forse, se tu c'hai una stanza di 1 metro quadro, non puoi prendere 20 minuti. Cioè, puoi vendere quello che c'entra dentro la stanza di 1 metro quadro, ecco, c'è cioè, più o meno in mente, insomma, però credo che renda un pochino l'idea. Quindi preghiamo il Signore che ci aiuti anzitutto.